Zamboni, siamo alla terza settimana di scavi archeologici qui a Sesto Calende. Che cosa è emerso finora? È la prima campagna di un progetto pluriennale volto alla scoperta, all'indagine di questo territorio di Sesto Calende, in particolare della zona di San Vincenzo, dove ci troviamo ora. Abbiamo in realtà appena iniziato lo scavo archeologico, preceduto da indagini geofisiche, geomagnetiche e georadar, che ci hanno permesso di confermare la presenza di resti antichi sepolti in questo campo. Attraverso una serie di sondaggi di verifica stiamo ottenendo dati sulla presenza di muri, di murature, appartenenti a fasi e a periodi storici diversi. Sicuramente abbiamo un edificio forse di culto di epoca tardoantica, un'abside in particolare è stata individuata e scavata, mentre in altri settori siamo in zone forse residenziali, la cui però la cronologia è ancora in corso di definizione, perché appunto le indagini sono appena iniziate e stiamo cercando reperti e indizi che ci permettano di datare queste strutture. Terminati gli scavi, cosa farete? Ricoprirete tutto? Come prassi nell'archeologia di qualsiasi epoca, la prassi appunto è di ricoprire, anche soprattutto a fini conservativi, di tutela e diciamo per preservare il contesto sepolto. Se in futuro gli scavi proseguiranno, ci saranno anche interessi, finanziamenti, eccetera, si potrà eventualmente progettare, ma è qualcosa in questo momento al di là di ogni ipotesi, progettare un'eventuale valorizzazione, ma in questa fase appunto siamo, come tutti gli scavi archeologici, sia di ricerca che di emergenza, sicuramente ricopriamo e però riapriamo l'anno prossimo. Chiudiamo, ma lo scavo rimane aperto perché virtualmente, perché studenti, ricercatori, collaboratori verranno qui tutto l'anno a studiare i materiali in un edificio che ci è stato messo a disposizione gratuitamente dal comune di Sesto Calende, che ringraziamo molto. E poi durante l'anno, durante lo scavo, come già sta avvenendo quest'anno, lo scavo è aperto ogni martedì al pubblico, grazie alla disponibilità dei colleghi, per visite guidate. Quindi l'appuntamento è durante lo scavo, ogni martedì dalle 5 alle 6, vi aspettiamo numerosi.